Oggi parliamo di una mosca che si è appoggiata su una pizza. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Oggi parliamo di una mosca che si è posata sulla pizza di un uomo che ha reagito in maniera un po' esagerata. Ma prima vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è arte marziale, un'espressione più che una parola. Le arti marziali sono quelle tecniche di attacco e difesa personale create in Cina, in India, in Giappone e in Corea. Per esempio, il judo, il karate, il kung fu sono delle arti marziali. La seconda parola è purtroppo. Purtroppo, un sinonimo di sfortunatamente. Un'espressione che si usa per esprimere dispiacere, per parlare di qualcosa che non è bello. Per esempio, puoi dire che purtroppo non abbiamo ancora trovato un vaccino per il coronavirus. La terza parola è distruggere, un verbo che è il contrario di creare. Per esempio, puoi dire che un incendio ha distrutto un bosco, o che un terremoto ha distrutto una città. Ok, siamo pronti per leggere la notizia di oggi. Un uomo stava mangiando una pizza in una pizzeria di Parma. Quest'uomo è alto 1,90 m ed è esperto di arti marziali. Purtroppo una mosca si è posata sulla pizza margherita che quest'uomo stava mangiando. L'uomo si è molto arrabbiato e ha distrutto la pizzeria. I proprietari hanno chiamato la polizia e l'uomo è stato condannato a quasi 2 anni di prigione. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast, puoi lasciarmi una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo, puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!